Amici miei, ormai lo sapete davvero tutti, al venerdì sera organizzo sempre le live con gare organizzate online ovviamente, a iscrizione libera, spesso su Assetto Corsa Competizione, molte volte anche su Assetto Corsa 1, ma anche Automobilista 2. Ritorniamo ad ACC, il format è uno di quelli già visti, saranno 24 ore virtuali in un'ora reale, circuito di Laguna Seca. Portate la vostra GT3 migliore perché si corre, saranno tanti giri. L'idea iniziale purtroppo era di farla da 30 posti, ma ci siamo accorti proprio a caldo in live che il gioco crasha, quindi bisogna ridurre a 24 perché non ci sono le piazzole sulla griglia di partenza. Molto bene, ma questo non fermerà la competizione, questo non fermerà l'adrenalina. Andiamo subito in gara perché l'America ci aspetta il cavatappi e ci aspettano chissà quali altre sorprese. Laguna Seca, 24 ore in 60 minuti, Ferrari 296, Livrea, Ghiottonari, it's the way, si parte. E con grande difficoltà, per motivi tecnici, ma ora ci siamo pronti per partire, la mia P6 è rimasta tale. Perché? Ah no, sono diventato P5. Eh sì, perché è uscito... Ah, Davide è uscito. Qui la partenza è lanciata. Abbiamo tempo di meditare. A questo punto andiamo a sinistra perché Davide non è entrato. In palio le calze da Sim Racing 3D Rap. Beh, solo per il vincitore. Tensione. Ci sarà una sosta da studiare quando fare. Arriverà la sera, arriverà la notte. Molte livree nere perché non ce le ho le loro. Facciamo finta che facciano parte del clan delle Civic che si bevono i camion. Ma con le GT3 queste lo fanno, così passa meglio sotto i camion. Attenzione, perché qua è stretta la curva. Pronti? Parte questa pseudo 24 ore a Laguna Seca, circuito americano, famosissimo, iconico. E ora occhio a curva 1. Prendono presto i ragazzi. Mi lascia spazio. Grande, 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 grande. Spallata di rientro. No, Max, che mi stava per beccare. Catroia. Minchia, qua sono troppo abituato a fare le sgumme nei garage di Tokyo Drift. La stavo perdendo di brutto. Non ti infilare adesso. Attenzione, una P3 incredibile, fortunata, ghiottonata, quello che volete. Non mi è ben chiaro se è stato un errore di Max il rientro o una spallata reciproca, non lo so. So solo che sto inseguendo, sono anche seguito io. Però sai che c'è? Non sono soddisfatto. Vediamo veramente com'è andata. Mad Max è abbastanza lungo in curva 1, potrebbe raccordare, ma si porta molto largo. Arriva Zarrella all'interno, Max stringe per ricucire e Zarrella allarga in uscita. Vediamolo anche dall'esterno. Quello che penso io è che Max sapeva già da molto prima, grazie al radar, che c'era qualcuno all'interno, ovvero Zarrella, e quindi non doveva chiudere. Zarrella è vero che allarga, però anch'io fossi stato in lui, mi sarei aspettato che Max cedesse, alzasse un po' il piede. Sapeva di non poter rientrare così. Primo cavatappi, primo passaggio. È lungo, è lungo. Problemi per lui e la sua auto. Non mi chiude, meno male. Quindi tutto a beneficio di Fusini che scappa. Non bisogna spingere come in qualifica, assolutamente. Proprio un'altra condizione. P2. Sento che Zarrella mi tampina. Arriverà presto. È 0-2. È già arrivato praticamente. Non è mai andato via, diciamo. Anzi, io non sono mai andato via. Scivola un po'. Orca... Mamma mia, cosa scivola. Mamma mia, anche qua non tiene più, cazzo. 0-1. È dentro. Urca troia, sei vicino. Sono spaventato. Lo so che vuoi passare qua, dai. Ti faccio passare adesso. Oppure fai il lungo, vedi tu. No, non lo fai il lungo perché sei bravo. Unca. Passati però. Guarda lì il ghiottone dietro. Con la McLaren rossa. Guardalo lì, Maceroni. Con la... sta calmo, giovane. Sta calmo lì. Torna a fare le tue mod. E qua ci penso io. Buono, comincia a migliorare un po' l'aderenza. Zarrella non va via. Zarrella per ora non va via. Oh, Max. Con la sua McLaren frenante. Ha distaccato un pochino Nanni dietro. Quando dico Nanni è Milone. Fusini dove cazzo è andato? Un'altra gara? No, 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 Max, no.
Bastardo, perché lì se si infila mi costringe a rallentare, anche se lui non è nella traiettoria ideale. Che brutta che ho fatto! Però è giusto come traiettoria di sorpasso la sua. Eccolo lì. Ok, abbiamo capito che Zarella è leggermente impreciso. Questa cosa mi aiuta. Mantiene la gara compatta per la P2. P1 mi sa che l'abbiamo già dimenticata. Ma non era questo il mio obiettivo. Andiamo sul 25-3, davanti vedo un 24-3. 24-8 Zarella, 25-2 io. Max ha perso una posizione dietro, attenzione. Allora, considerando che adesso l'auto non la sento ancora bene, andremo solo migliorando col calar del sole. Occhio quel dissuasore malefico. Mamma mia, sta rischiando. O c'ha un assetto da notte, setup by night. O il fatto di decidere un setup buono per le 24 ore, è vero che c'è il cambio gomme, comunque non è semplice. Ci sono fasi della gara in cui si andrà meglio, non è, secondo me non è questo. Un po' per tutti. Allora, il mio è un buon giro intanto. Praticamente pari con Zarella. No, lungo. Non è lunga, è una traiettoria giusta, qua si fa laguna seca. Infatti vedete il delta che diventa verde in uscita. E questa sempre a sbagliarla, maledizione. No. Alza un po' il piede, vai, così. Ruota. Non devo farmi per forza passare ogni volta che arriva qualcuno che mi bussa alla porta. Tienila chiusa sta cazzo di porta. Ce l'ho con me stesso. Dai! No! Salvala! Perdi posizione ma salvala. Vabbè, quello è un errore, ragazzi. Quello è un errore, non ci potevo fare niente. Cioè, potevo evitarlo, ovvio. Succede niente. Oh, Max è dentro. E meno male che ha mollato. Di nuovo qua. Allungo un po' la staccata. Guardate il sole come cambia qua. Sono le 7 di sera. Allora, l'obiettivo della gara è diventato il podio, vedendo l'andamento. Eccolo lì, Nanni! Non volevo tirarti la gufata, mi spiace un sacco. A questo punto torniamo sul podio e lui si sarà messo male con quell'incidente. Non so se è andato a sbattere, però girarsi lì è veramente brutto, anche per la ripartenza è brutta. Sole si abbassa, tira giù il parasole, metti gli occhiali da tamarro. Max è 08. Aspetta la notte anche lui per attaccare. La notte porta consiglio. Ora occhio alle pressioni, perché scenderanno molto. Non sono neanche altissimi adesso. Bastard! Scheda grafica di merda. È sparito Max. Ma è crashato, non so, è sparito del tutto. Ma andiamo a vedere cosa è successo, no? Ricordiamoci che Nanni dietro si è girato al cavatappi, quindi ha recuperato. Non li sto dando via. È lui che è veloce, ha recuperato nonostante l'errore. Annunziata l'ho già triplato. Ma... Ok, incomincia a non vedersi niente, sono le 9.40 di sera. Più o meno questo era l'orario della qualifica, dove la macchina volava, ma non è il caso di adesso. Slow car ahead no, eh. Devo tenere durissimo perché anche il duello qua non sarà facile per lui. Quando le pressioni sono così basse ho paura nei curvoni veloci. Lì diventa pericolosa. Ragazzi, molti cominciano a fare la sosta. Noi ancora no, noi ci divertiamo in bagarre. Metà gara non è ancora arrivata. È una pista che però non ti permette di guardare un minimo la situazione della tua auto. Sto buio maledetto, se non stai concentrato, ti fa dimenticare in quale punto sei della gara. Cioè, non della gara, del circuito. Non vedo più dietro. Milone, l'abbiamo perso, Nanni. Forse anche lui non ha capito quale punto fosse del circuito. Deve essere andato largo, sì, all'uscita lì dal ponte. E infatti proprio così è successo. Passa il ponte, sta molto interno alla curva sinistra, becca il dissuasore infame, perché quello è l'aggettivo corretto. Quindi rimbalza, va largo nel sabbione e poi inizia a scivolare perdendo molti secondi. No! Ma porca puttana. Ancora due giri prima del metà gara, ci stiamo dentro come benza, senza problemi. È il momento di fermarsi, anche perché tra un po' ci avrò macchi da passare, che se non è troppo lento
mi potrebbe dar fastidio, poi in teoria dovrei incontrarlo prima dell'ingresso ai pit, vediamo. Comunque io farei la sosta adesso. Ok, è il momento di fermarsi, ragazzi. Non prendiamo penalità. Ci siamo. Non prendiamo il muro. Sembra buono? Alzala! Ok, no, non era proprio buonissima. Soliti miliardi di secondi persi così. Ah, drive through Zarrella! Questa cosa cambia le carte di brutto, ragazzi. Drive through di Zarrella. Attenzione! Basterà quel drive through a farmi passare? Eravamo indietro più o meno di 15 secondi da lui. Ecco che adesso passa Fusini. Non vorrei rompergli i coglioni, ma no, passa lui, passa lui. Ok, uscita buona. Nanni quanto ha recuperato? Ah, ho capito perché, ho fatto una sosta di merda io. Sta combattendo tra... Oh, cazzo! Non si frena sul cordolo così! Stava combattendo con Zarrella, stavo per dire. Guarda lì come combattono. Il drive-thru l'ha fatto Zarrella, sì. L'ha fatto, ok, quindi è confermato che io l'ho passato Zarrella. E ho avanzato giusto un paio di secondi, quindi saremo di nuovo in gara. E non devo darmi già per sconfitto. Perché devo farlo? Non devo farlo. Vai ragazzino, fai il bravo. Fai il bravo ragazzino. No, che ti seguo con un p***o. Vabbè, ma così è troppo facile. Non ho seguito ragazzino, sono io che pensavo di starci dentro. Comunque è confermato che io non so tenermi le posizioni. Nanni a 0-3, ma perché? Perché non sto concentrato? Si fa un po' di luce intanto. Frena, frena, mamma mia. Nanni va. Nanni un diurno. Ma va te, no Nanni, non è il momento Nanni? Cosa l'ho visto male? Mi sono visto male. 23 e mezzo lui, 24 e 9. Va bene, non farlo infilare che va bene. Orca! Di nuovo un jolly. C'è un pezzo di sabbia lì che mi dà fastidio. Gli ingegneri dicono non andare sulla sabbia, le gomme servono per andare sull'asfalto. Mancano 21 minuti abbondanti. Ah, qua c'è il sole. No, adesso sole. No, ho fottuto HDR. Zarrella ha ripreso un secondino, quindi non è in difficoltà. Sappiatelo. Scrivetelo anche in chat. Zarrella non è in difficoltà. Spigolus. Un po' troppo Spigolus. Infatti non guadagno, sto giro era un lungo. Non si è quadruplicato, mi sa. Però qua è brutta, Ti prego fammi passare qui. Grazie. Lasciamo stare il sabbione, per favore. Ah, ha preso un limit, track limit. Forse il primo. Infatti abbiamo quasi mezzo secondo. Ma com'è che anche... Oh, ma anche Nanni ha fatto mezzo secondo meglio. Mi sta seguendo quel maledetto. Infatti chiudo in 24-0. Mamma, cos'è arrivato lungo qua. Oppure gran staccata. Cosa ce la stiamo giocando io e Nanni, questa P3 che fa gola a tutti. 23-8 Zarrella, 24-3 io, 24-0 Milone, maledetto. Non molla un cazzo, ha fatto una staccata al cavatappi che l'avevo visto, è impressionante stato. Quindi stiamo andando al limite. Ora c'è Del Miro davanti che creerà problemi. Occhio, questa è una situazione delicatissima. No. Ok. Ti prego! Forse ha rallentato un po' Nanni. No, si è lì. Sì, forse un decimo me l'ha regalato Del Miro. No! Ma mi ha sentito anche mia moglie. Porca troia, che botta, Nanni mio.
Quindi non mi incazzo perché sono in gara. Io ho frenato, ma forse perfetto frenato. Lui ha fatto il lungo della Madonna. Qui Milone, più che aver fatto il lungo, ha proprio frenato sul cordolo. E questo è stato un problema perché ha iniziato a scivolare. Infatti, se si presta attenzione all'orecchio, mentre frena e sale sul cordolo con le ruote di destra, si sente proprio quell'effetto scivolamento, bloccaggio. Questa cosa ha allungato drasticamente la staccata e è finita come è finita. Ammetto che non sia stato molto bello per me, soprattutto in quel momento, però poteva andarmi molto peggio. Ah, poi tra l'altro Nanni perde altri secondi perché mentre cerca di ripartire si gira. Nonostante questo non mollerà. Comunque non è mica morto, perché Nanni è maledetto, sarà morto 4 volte e resuscita sempre. È 8-2. 8-2, dai. L'obiettivo minimo era la P6, no, P6 per la qualifica. Ma poi una volta partita la gara avevo capito che in P4, P5 ci potevo stare. Adesso siamo sul podio. Allora, Nanni è stabile sugli 8 secondi, quindi o ha abbassato anche lui, o l'auto comunque un minimo ne avrà risentito perché mi ha dato una botta allucinante. Però gli errori capitano, io ho giocato almeno 2 jolly. Soprattutto qui, in questa curva qua, in uscita. E attenzione, perché Nanni è 7,5, ha guadagnato 7 decimi. Quindi la sua auto è ancora in condizione per girare. Nanni si avvicina, quello non smette mai di crederci. Vedi che poi mi concentro sugli altri, 24,1 ha fatto. Mamma mia che curvaccia! Prendo pure mezzo dissuasore. No, anche lui non sarà perfetto, credo. 2 minuti 54. Ancora 8 decimi di ritardo dal mio best. E con Nanni siamo più o meno lì come gap. Ma forse ha perso qualcosa adesso. Mamma, cosa si è allungata la 1? Dovrebbe essere l'ultimo giro, ragazzi. Non so, forse Fusini è talmente avanti che riuscirà a farne un altro. Non è chiaro. Minchia, l'ho anticipata di brutto. Vabbè, è venuta benino, dai. Ciao, Neo. Freedom. Nanni è sempre lì. Vicino al 4 secondi di gap. Decimo più, decimo meno. Adesso decimo meno. Molti meno. Final lap. Ah, finish the race. Ok, è l'ultimo giro, ragazzi. È l'ultimo cazzo di giro. Sto regalando troppo. Oh, oh no, porca troppola. Pensavo di averla buttato la gara così. Buttato il podio, non la gara, dai. Vedo che il gap è salito. 4 secondi. Porta a casa un podio. Sofferto. Ho preso più di quello che avrei potuto prendere. Va benissimo così. P3 arrivati in 18. In questa 24 ore virtuale complicata. 60 minuti intensi con passi altalenanti, ma non troppo nel mio caso. Per fortuna nessun errore fatale. Questa è stata la svolta che mi ha fatto arrivare così sul gradino più basso del podio. Ma benissimo, ragazzi, non me l'aspettavo. Quindi Fusini vince le calze 3D Lap, meritatissime, visto che si è fatto tutta la gara davanti. Nanni ci ha provato. Ci hai provato, no, tranquillo. E questa, amici miei, era una delle tante favolosissime gare che porto in live al venerdì sera. Io ve lo ripeto in ogni video che faccio di sintesi delle live che vanno in onda su Twitch. Ogni venerdì mattina, ore 12, faccio un post qui sul canale YouTube oppure su Instagram dove annuncio il programma della serata, vi dico cosa farò, per quello che si può dire, poi a volte non faccio spoiler. Sono praticamente sempre eventi liberi, quindi non c'è bisogno di iscrizione, non c'è bisogno di pagamento. Volete darmi un euro? Datemi un euro, pezzenti. I primi X che entreranno nei posti liberi potranno correre con me. Il divertimento è sempre assicurato, si cerca tendenzialmente di essere corretti, cioè di base.
io non posso garantire per tutti, però il comportamento mi sembra sempre molto buono. E non siamo sempre sullo stesso gioco. Assetto Corsa Competizione è capitato qui, è capitato ancora, ma ci siamo divertiti moltissimo anche quest'estate con numerosissime live su Assetto Corsa 1 con auto giapponesi, soprattutto auto stradali, cambio ad H. Però c'è anche Automobilista 2, che adesso tra l'altro se lo aggiornano lo prenderemo in mano più spesso. Io ragazzi vi aspetto, grazie per la visione di questo video. Grande gara, perché comunque un podio conquistato veramente tenendomi stretto quel cadreghino, perché il gran vecchio Nanni veramente ha risorto mille volte, cioè mi ha ricordato moltissimo la gara al Mugello con Luca Fila. Io sempre davanti, provavano a superarmi ma in qualche modo finiva male a loro e io l'ho spuntata. Ci vediamo alla prossima, saluti da Mapo, ciao. Comunque non mi sono dimenticato del campionato, eh. Adesso ci penso seriamente, lo organizzo.